Buonasera, buonasera a tutti e bentornati a Ti aspettiamo venerdì, il magazine TV della Teramo Aspichi, società di basket che opera sul territorio ormai da diverso tempo, data di nascita nel 2007. Infatti, insomma, abbiamo parlato anche poi degli albori della nascita della Teramo Aspichi. Oggi torniamo a ospitare quello che un po' è stato il motore di questa attività, colui attorno al quale poi si è creata tutta l'attività di questa società sportiva che opera sul territorio da tanto tempo, ossia il presidente Fabio Nardi. Buonasera a tutti, ben rivisti. Ciao Paolo, ci siamo di nuovo. Ti Siamo di nuovo qui, aspettiamo. è vero, ti aspettiamo venerdì che prosegue e riprende dopo la pausa delle vacanze natalizie, dopo Capodanno. Ci sono state, diciamo così, le attività della Teramo Aspichi che sono comunque andate avanti. Si sono fermati i campionati, ma gli allenamenti per quanto riguarda la prima squadra, per quanto riguarda il settore giovanile e anche per quanto riguarda la formazione delle Tas Pledis e un po' anche per quanto riguarda l'Endas, quindi la squadra amatoriale della Teramo Aspichi, di cui dobbiamo parlare perché poi stasera avrà largo spazio. Quindi gli allenamenti sono proseguiti, i campionati si sono comunque fermati, però diciamo, si è continuato un po' a tenersi in forma. Questo presso è un po', diciamo, partiamo da qui, dai, dal dire che comunque anche quando è Capodanno, quando è Natale, quando è Pasqua, quando è Ferragosto, però diciamo, le vacanze sono finte, tra Sono virgolette. finte, ma più che altro c'era la necessità di rimettersi in forma, anche perché per digerire il panettone, quindi diciamo le feste le abbiamo utilizzate soprattutto per rimetterci in forma. Dalla prima squadra a tutto il settore giovanile e l'Endas e le Ladies, che in questi giorni, oltre a rimettersi in forma, hanno ricominciato anche i vari campionati, che È adesso tu vero, ci illustrerai. fra l'altro, restando un attimo alla Serie B, dobbiamo dire che questa capacità di assorbire il panettone è stata veramente eccezionale, perché comunque la partita di domenica scorsa ha visto la formazione di Coach Gabrielli vincere contro Pozzuoli e portare a casa due punti fondamentali per la classifica. Due punti fondamentali anche in concomitanza degli altri risultati, quindi sono stati due punti preziosissimi. Abbiamo cominciato il 2023 nel migliore dei modi, quindi subito con una vittoria. E adesso ci siamo preparati questa settimana per l'attesissimo derby di domenica. È vero, derby di domenica di cui parleremo, fra l'altro avremo modo poi di tornare proprio anzi di approfondire questo argomento anche con un protagonista, uno che è stato protagonista di tanti derby in maglia biancorossa, lo sapete già, lo avevamo annunciato in sede di presentazione, avremo come graditissimo ospite Stefano Raiolo, attuale allenatore del Chieti Basket 1974, Mocambo Chieti Basket nel campionato di A2, ma storico capitano della Teramo di una volta, tra virgolette, cioè quella degli anni 90 e degli anni 0, Teramo Basket che era non solo nell'allora Serie B1, ma anche poi nell'A2 e nella Serie A. Insomma, quindi una bella fetta di storia biancorossa passa anche dalle mani di Stefano Raiola, ma ovviamente ne parleremo meglio dopo. Prima di arrivare all'argomento derby e aprire quello che è un po' l'argomento del momento, diciamo così. Io ti volevo ancora tenere presso sulla partita, la recente partita giocata dalla formazione di Coach Gabriele, e ti volevo chiedere proprio che impressione hai avuto da questa squadra che diciamo aveva chiuso l'anno con una sconfitta e anche con una partita a rovo di Puglia dove c'erano state diverse assenze e quindi diciamo la classifica che aveva ributtato, tra virgolette, la Teramo Aspichi in zona retrocessione, invece adesso già si è usciti, pur avendo comunque solo due punti alle spalle, la zona retrocessione. Però ecco, voglio sapere da te un po' se il tuo giudizio su quella squadra, la squadra che hai rivisto subito dopo la pausa. Diciamo che le vacanze hanno portato bene perché innanzitutto ci hanno dato modo di recuperare tutti gli acciaccati, o quasi tutti, perché effettivamente a rovo di Puglia, mi ricordo, tra anche qualche influenzato, qualcuno che non era al meglio della condizione, siamo andati in formazione ridotta, abbiamo disputato la partita in formazione ridotta. Sinceramente giocare a Ruvo, che attualmente mi è sembrata la squadra più in forma del campionato, andare a giocare con tre elementi di meno si è visto ed è pesato. E quindi queste vacanze sono servite proprio per rimettere su, per ridare vigore alla squadra. E tutti quanti domenica hanno fatto una grandissima prestazione proprio
Corale, mi sembra 5-6 giocatori in doppia cifra, hanno disputato quel basket che ci piace, un basket fatto di energia, anche di contropiedi, un basket frizzante, e quindi hanno disputato una bella partita. È vero che abbiamo incontrato Pozzuoli, e Pozzuoli occupa attualmente l'ultima piazza della classifica, però è anche vero che l'impatto mentale che abbiamo dato alla partita, se i ragazzi sono stati concentrati, si sono come dire, dimostrati tutti uniti verso l'obiettivo della vittoria, hanno giocato una buona pallacanestro di una buona intensità, e si è visto subito fin dalle battute iniziali. Poi questa partita adesso ci ha dato entusiasmo, morale, ma già aver recuperato quasi tutti i giocatori, dico quasi perché ci abbiamo ancora l'acciaccato capitano, che spero di vederlo prima possibile in campo, già averli recuperati quasi tutti è un piacere, mi fa logicamente sperare nelle prossime partite positivamente. Allora, vogliamo iniziare a parlare della prossima partita, non delle prossime, fermiamoci ovviamente alla partita clou, diciamo così, di ogni campionato, perché abbiamo la fortuna di avere un derby, la possibilità di giocare un derby, di vederlo da spettatori, vederlo da tifosi, ed è una di quelle partite che ovviamente, tra virgolette, si presenta da sé, fra l'altro presso tu ne hai vissuti da spettatore diversi, sì. Di derby, quindi hai come me insomma una... tra virgolette una conoscenza diretta che oramai è pluridecennale, possiamo dire così, però non ci si abitua mai, diciamo, al derby, no? Quindi ovviamente lo vuoi sempre vedere, lo vedi sempre con aspettative, con voglia di gustarti una gran partita. Il derby è una partita a sé, il derby è una partita che si aspetta tutta la settimana, che la settimana si vive sempre pensando in funzione al derby, speri sempre che tutte le compagini, tutti i giocatori, no, siano al loro meglio per poter far sì che il derby venga da te. E quindi è una settimana dove c'è una settimana di fibrillazione, una settimana di ansia, una settimana di aspettative, una settimana che vivi sperando magari una percentuale migliore da tre, sperando un rimbalzo di più o sperando un canestro all'ultimo secondo. Questo diciamo che viene vissuto un po', secondo me, da chiunque vive il derby, da qualsiasi sponda. Chiaro, in questi anni, soprattutto negli anni fine 90 e primi anni 2000, di derby diversi ne abbiamo visti. Abbiamo visto, mi ricordo, i vari derby a Scapriano, gli anni mi sembra 97-98, Palazzetto Pieno, all'epoca c'era anche Campli, i derby Campli-Teramo-Roseto erano di un entusiasmo bellissimo. Il popolo teramano, camplese e rosetano si muoveva in massa pur di seguire la loro squadra. Ed era bello vedere l'attenzione che c'era da parte dei media, da parte della città, di tutte e tre le cittadine. Erano gli anni belli dove veramente, poi io ero ancora un giovane tifoso, quindi diciamo la sentivo in maniera ancora di più. Adesso invece, giustamente, la tensione c'è, l'ansia pure del derby, ma va misurata per quello che è sempre una partita. E domenica c'è questa partita, l'ultima del girone di andata, che ci piacerebbe chiudere nel migliore dei modi, ma logicamente siamo consapevoli che andiamo a giocare a Roseto contro una formazione che è stata allestita per poter vincere il campionato, con obiettivi completamente diversi dai nostri, quindi non lo so, però il derby è sempre il derby. L'entusiasmo e la voglia di vincere questa partita, che è una partita a sé, magari vediamo come sarà sicuramente entusiasmante. Poi comunque, Paolo, il derby uno lo aspetta, lo vive in settimana, però ci sono anche tante altre partite, no? Durante la settimana di settore giovanile, che alla fine ti fanno aspettare il derby, ma ti calmano, dicono vabbè, vediamo, perché comunque la cosa bella che ci piace ricordare è che noi siamo tifosissimi della prima squadra, ma altrettanto tifosi di tutte le nostre categorie, di ogni partita che fanno, quindi anche dell'amatoriale e anche delle ladies, che ogni partita... Questo, tu ormai sei partito, ti vedo oggi, sì, sei sì. In grandissima forma, quindi ti lascerei con questo, diciamo, comizio quasi, ma noi rendiamolo un pochino più, diciamo così, partecipato. Assolutamente sì. Ricordiamo sempre il numero WhatsApp che è in sovrimpressione, quindi anzi non ve lo ricordo perché sarebbe superfluo, doveste vedere sul monitor, potete scriverci e chiedere qualcosa, quello che volete, insomma, per
a togliervi anche delle curiosità proprio in vista della partita del derby e poi diciamo anche altre gare. Giustamente il press fa riferimento alle partite Taspiang, alle partite del settore giovanile, di cui parleremo ancora, parliamo fra pochissimo, però volevo un attimino aprire una piccola parentesi anche sull'Endas, perché mentre sì, noi parliamo c'è una squadra Teramo Spicchi che sta giocando al Palasport dell'Acquaviva con il nostro inviato sul posto, Cleto Di Paolo. Fra l'altro è una squadra che purtroppo questa sera non può avere sul, diciamo, in panchina l'allenatore, perché l'allenatore lo abbiamo sequestrato ed è qui in studio. Ma abbiamo un altro allenatore vestito da giocatore. Quindi vedete come riusciamo a confondere un po' le acque. Allora, Cleto, come va? Tutto bene? Tutto bene, buonasera a tutti. Bene, Cleto, buonasera. Buonasera. Ciao Cleto, buonasera. Ben rivisto, Cleto. E buon auguri, anno, buon anno. Ci vediamo, grazie. Da un po', a fianco a te abbiamo Nazareno Taraschi. E lui, sì, non è grande lui. Coach. È lui, dà la conferma. Nazareno, buonasera. Buonasera, io torno alla partita. Aspettiamo la chiamata che arrivi, perché altrimenti qua il capitano non riesce a esprimersi al massimo dei suoi livelli. Ci sentiamo dopo. Quindi il risultato? Capitano, va bene, Nazareno, tu devi giocare. Arriviamo. Vado a giocare. Deve giocare giustamente Nazareno, Cleto, come dire, proprio hai fatto Real TV, come si diceva una volta, proprio su, sei andato proprio, sei quasi in mezzo al campo. Sicuro. Sei quasi in mezzo al campo, sì, sì. Sei. A bordo campo. A bordo campo, però non fai vedere nulla agli ufficiali di campo lì, no, beh, si vede Cleto però. No, va bene, rimani così. Dietro, ecco, di te c'è un altro personaggio illustre, vedo. Sì. Chi c'è lì? Buonasera. Ciao Piero, buonasera. Tocca entrare, ti tocca? Dai, cambio. Entra Piero. Ai. Speriamo che fanno fallo subito, almeno entro subito, se no qua se ne fa. Ciao Piero, a dopo. Come vedete, qui il press fa l'allenatore anche da lontano, tra virgolette. Ma la panchina, Cleto, poi ti lascio, dimmi solo questa cosa, poi ci risentiamo, sì, più tardi. Ci sei, mi senti? Sì, il supporto è chiaro. Allora, vogliamo sapere chi sta facendo le veci dell'allenatore lì in panchina, chi si sta permettendo di usurpare questo ruolo. Nazareno Taraschi, che va dici? Va bene, dai, per qualche minuto... Ma gli manca polso. Per qualche minuto glielo facciamo fare, dai, dopo arrivo io, tra un po' arrivo. Ti aspettiamo, presidente. Va bene, dacci un aggiornamento sul punteggio, Cleto, e poi ci risentiamo più tardi. Taspo 8, Ascoli 5. 8-5, benissimo. 8-5. Va bene, ci sentiamo dopo allora per un altro collegamento. A dopo. Ciao. Ciao Cleto, come sempre puntualissimo, presentissimo, perché veramente... Ma veramente stavi in campo, perché da lì, dalla prospettiva, sembrava proprio che stava almeno, non dico un metro dentro dentro il campo, ma quasi. Rubava la scena gli ufficiali di campo, non vedevano niente, stava lì piazzato lì davanti. È vero, va bene. Beh, insomma, questa esperienza che ti ha riportato in panchina, comunque, è sempre un piacere. Poi, è sempre un piacere ed è un'emozione, soprattutto guardarli, perché da lì tutto è nato. Quindi vedere giocare ancora i miei amici, tutti insieme, che siamo ancora uniti dopo 15 anni, ancora con un campionato amatoriale, quella è la forza della TASP, la nostra forza che ci permette di andare avanti, che ci permette di vivere la pallacanestro, di viverla sia giocando che come dirigenti. Bene, e adesso entriamo nel discorso Taspiang, ossia, certo, nella scuola pallacanestro, proprio che si riallaccia un po' a quello che stai dicendo press, perché ovviamente si fonda sulla passione, in questo caso, di giovani giocatori di basket, come lo siamo stati anche noi, quindi in qualche modo ci possiamo anche immedesimare nelle loro aspettative, nel loro modo di vivere questo bellissimo sport. Ci sono state in settimana diverse gare, andiamo un attimo a ritroso, perché quelle giocate proprio questo pomeriggio sono le gare dei due campionati Under 13 ai quali partecipiamo, sia il campionato Under 13 Elite e il campionato Under 13
Silver. E credo che sia finita da pochissimo, comunque in questi minuti sta finendo anche una partita della formazione che milita nel campionato Under 15 Eccellenza. Quindi oggi sono quattro partite di Ramaspicchi solo oggi venerdì, ma ce ne sono state altre già da lunedì ad oggi. Qui è un continuo di partite. Tu eri presente alla gara dell'Under 13 Elite al Palasport dell'Acquaviva, giocata questo pomeriggio contro il Nuovo Basket Aquilano. Dacci un po' un'impressione di, insomma, diciamo sulla squadra, ma in genere proprio un po' dell'atmosfera che si viveva oggi. È stata una bellissima giornata perché i ragazzini finalmente hanno giocato la loro prima partita di campionato Under 13 di quest'anno e devo dire che erano emozionati, erano vogliosi, non vedevano l'ora di correre per il campo. E in effetti hanno giocato una bellissima partita, si sono passati la palla, hanno segnato tutti, hanno giocato tutti. Il risultato poi è andato anche a favore, quindi ben venga ciò. Ma è stato bello comunque vedere anche la squadra del Nuovo Basket Aquilano. Vedere una partita Under 13 magari dà delle emozioni completamente diverse dalla partita della Serie B, però è emozionante anche vedere le reazioni dei bambini, le sensazioni, percepire il loro stato d'animo, no? Quindi quella è la cosa bella, è vedere che loro comunque si divertono, perché questa è la cosa più importante, si divertono giocando a pallacanestro. E tu che hai messo su una struttura per far divertire tutti questi ragazzini, la cosa più bella che c'è. Continuo subito su questa linea, ossia sul dare proprio un giudizio, però un'impressione su quello che vuol dire vivere una partita di ragazzini di 12 anni in contesti di questo genere, quindi nei campionati comunque ufficiali, i campionati FIP. Io oggi pomeriggio ero a seguire l'altra Under 13, ci siamo divisi tra virgolette i compiti in questo senso, ossia ho accompagnato nel campo di Nereto la formazione Under 13 allenata dal coach Pablo Di Crescenzo, mentre la formazione Under 13 Elite allenata da coach Giorgio Palantrani. E ho avuto proprio questa impressione, perché al di là poi della partita, che comunque ha sempre una squadra avanti, la squadra che rincorre, però si vive in una sorta di impegno continuo che si vede in questi ragazzi, dove ovviamente stanno imparando. Per molti è stata anche in questo caso la prima volta che fanno una partita ufficiale nel settore giovanile. C'erano anche alcuni ragazzi di categorie esordienti, quindi ancora nell'ultimo anno mini basket, per cui diciamo è veramente tutto nuovo quello che vivono, ma lo vivono comunque provando a fare le loro cose, quindi senza timore, senza paura, cercando il ragazzino che magari ha fatto qualche allenamento in più, che come dire si sente un pochino più avanti rispetto all'altro, non fa il galletto della situazione, anzi tutt'altro, cerca invece di creare squadra, cerca di dare dei consigli. Sono tutti molto attenti nel seguire quello che dice l'allenatore, ed è proprio vedere i ragazzi nel loro momento di formazione, proprio in questa fase proprio iniziale del loro essere giocatori, e proprio cristallizzare questo momento, ecco, vista da adulto adesso, non quindi da come ero allora, certo, ragazzino, insomma è un piacere, proprio un piacere. E invitiamo ovviamente tutti, tanto potete seguirci sui canali social, Facebook, Instagram, dove vi aggiorniamo sui giorni in cui ci sono le partite, sugli orari, quindi venite a vederle, perché anche da semplici appassionati passerete sicuramente un momento comunque bello, perché lo sport poi deve anche trasmettere questo, e credo che insomma poi sia, certo, un dato fondante della nostra attività. I messaggi che manda lo sport sono proprio messaggi positivi, sono messaggi comunque di tranquillità, di serenità, di felicità, ma anche, come dicevi tu, i ragazzini che si aiutano. Questo è tutto frutto del lavoro degli ultimi 3-4 mesi. E allora vedere che loro riescono a mettere in campo a loro modo quello che gli è stato insegnato in questi mesi è bellissimo. Poi c'è chi logicamente magari da più anni che c'è e quindi mette in pratica più cose. Però a vedere anche la tensione su volti dei ragazzi, su una cosa che riesce, su una cosa che non riesce, e certe volte magari vederli anche in dubbio sulla chiamata arbitrale, perché magari sono pure un po' spaesati, no, la regola qual è, però loro rispettano ancora, certo, no? Certo, e certo, questa è la cosa bella della pallacanestro giovanile, anche soprattutto. Adesso mi hai fatto subito pensare a una domanda di un ragazzo che fino allo scorso anno giocava con la categoria esordienti, dove hanno
se non ricordo male, 6 tempi da 6 minuti, invece di fare 4 tempi da 10 minuti. Da 10, hanno comunque più mini tempi e devono giocare. E quindi anche a livello fisico, già dopo i primi 10 minuti del primo periodo sembra che avessero fatto già due partite, perché ovviamente vuoi la voglia di giocare, vuoi la velocità, che poi è anche l'intensità di una partita ufficiale, ovviamente affrontarle per la prima volta non è facile. Rimaniamo ancora a parlare della scuola pallacanestro Taspianghe, proprio perché sono state giocate altre partite in settimana. Lunedì scorso, per la precisione, sono state due partite, quella dell'Under 19, vittoriosa di coach Mario Di Francesco, vittoriosa al Pala Scapriano contro l'Amatori Pescara, poi ha giocato anche l'Under 15 Silver di coach Andrea Falconi, impegnata a Nereto, quindi questa volta siamo stati due volte a Nereto e siamo stati sconfitti tutte e due le volte. Nereto questa settimana ci ha trasferta amarissima. È vero, infatti salutiamo anche Fabiano Diomedi, che è stato fino allo scorso anno allenatore nella scuola pallacanestro Taspianghe, fulcro e motore della società di Nereto, assieme a Mario Minora. Sono loro un po', diciamo, rappresentano un po' tutta la voglia di fare basket su quel territorio. Poi c'è stata la partita ieri giocata al Palatricalle di Chieti della formazione di coach Giorgio Palantrani, Under 17, campionato eccellenza di quella categoria. C'è stata anche qui una sconfitta. Oggi abbiamo questo tra virgolette bilancio in parità, non sappiamo ancora cosa ha fatto l'Under 15 eccellenza impegnata sul campo del Magic Chieti questo pomeriggio, quindi insomma, anzi questa sera, perché era alle 19.45 la partita, quindi sarà finita, ma insomma noi siamo qui in diretta, quindi non abbiamo ancora avuto modo di avere notizia del risultato. Il campionato Endas che gioca questa sera, domani giocheranno anche le TASP Ladies che tornano a giocare, anche qui abbiamo ancora qualche minuto prima della pausa. Presse, apriamo anche una parentesi sulle TASP Ladies, un po' sull'idea di portare avanti, ricordiamolo, dopo 20 anni che non c'era a Teramo una formazione senior, una formazione femminile, un campionato senior femminile di basket, è stata ricreata una squadra che in 3 anni, il primo anno è stato praticamente martoriato dal Covid, quindi diciamo sì, eravamo iscritti, ma poi sono state fatte, non ricordo mai, 2 partite, 3 al massimo. Mentre lo scorso anno e quest'anno, insomma, siamo in corsa molto, diciamo, presenti anche da questo punto di vista. Questa è la seconda stagione effettiva che facciamo il campionato. Il campionato, logicamente, è fatto da una squadra che va crescendo di giornata in giornata, ma va crescendo anche nei numeri. Perché ricordo, Paolo, magari al primo allenamento non si arrivava a 7-8 unità, però adesso... Sei ragazzi, ricordo una foto fatta alla Sportis Capriano. Invece adesso il numero è ampiamente sopra le 10 ragazze, quindi un po' di entusiasmo, un po' di voglia c'è nel popolo femminile di fare pallacanestro. Noi diamo questa opportunità, la diamo cercando sempre nel migliore dei modi, mettiamo a disposizione la nostra struttura, la nostra palestra e per le TASP Ladies. Chiaro che ci piacerebbe anche cominciare un percorso femminile, perché come dico sempre, noi vogliamo fare basket a 360 gradi, quindi senza tralasciare niente. Questo percorso femminile però è un percorso un po' lungo e tortuoso, ma comunque con la nostra caparbietà che ci distingue, diciamo che ci proveremo e speriamo di riuscirci. Chiaro che dovremmo anche cominciare a fare dei gruppetti di ragazzine che fanno i campionati giovanili. Adesso, diciamo la verità, non abbiamo tante ragazzine che stanno nei nostri gruppi giovanili, però diciamo che lavorando con la prima squadra speriamo che sarà da traino per far venire delle nuove ragazze a provare la pallacanestro. Ce lo auguriamo, lo speriamo, le nostre porte sono sempre aperte, si può venire in tutti i momenti dell'anno, l'importante è cominciare. Quindi le TASP Ladies domani avranno questo impegno con Pesaro, sarà sicuramente un pomeriggio ricco di sport, di divertimento al Palacquaviva e alle ore 18. Sì, ricordiamo l'ingresso libero, quindi invitiamo ovviamente tutti gli appassionati e tutte le appassionate a seguire la formazione di basket rosa
della Teramo a Spicchi, è una squadra che partecipa al campionato di Serie C femminile, quindi campionato senior interregionale, sono squadre dell'Abruzzo, delle Marche e dell'Umbria, si gioca in casa solitamente il venerdì, qui, quella di domani tra virgolette è un'eccezione, quindi la partita verrà giocata il sabato alle 18, fra l'altro il sabato pomeriggio è uno di quei pochi momenti in cui non ci sono praticamente partite, in una settimana in cui si gioca da lunedì alla domenica quasi sempre, quindi abbiamo aggiunto anche il sabato proprio perché chiunque sia appassionato di basket abbia voglia in un qualunque momento quasi della giornata, della settimana e voglia vedersi una partita lo può la fare. Partita c'è. La partita della Teramo a Spicchi assicuriamo c'è. Partite assicuriamo per tutti, partite. Quasi ogni giorno, se non sbaglio abbiamo anche settimane da 8-9 partite contando tutti i campionati, poi c'è ovviamente l'attività mini basket di cui abbiamo spesso parlato e della quale continueremo ancora a parlare nelle prossime settimane, perché fra l'altro come abbiamo già raccontato più volte abbiamo aperto anche un centro mini basket a Colledara, quindi abbiamo un po' allargato il raggio di azione del assieme alla polisportiva di Colledara, ricordiamolo sempre, quindi insomma tanta carne al fuoco che dobbiamo tenere un attimo in cottura questa carne, però presto, perché sta arrivando l'incombenza della pubblicità, per cui direi così, facciamo un attimo una piccola pausa, chiamiamo un time out e poi torniamo qui e continuiamo a parlare della Teramo a Spicchi. Eccoci rientrati qui in studio, 12ª puntata di Ti aspettiamo venerdì, il magazine TV grazie al quale la Teramo a Spicchi racconta un po' tutta la sua attività, magazine realizzato in collaborazione ovviamente qui con Super J e in questo caso identificata la persona di Gianluca Iezzoni che ci dà una grande mano ed è qui in regia con noi a lottare per portare a casa anche la vittoria di questa ulteriore puntata. Come vedete anche io cerco un po' di gasarmi in vista del derby, ovviamente rientriamo un pochino con il press Fabio Nardi qui, press della Teramo a Spicchi, a parlare di questa attesissima partita. Fra l'altro per quanto riguarda la Serie B, ecco, senza adesso andare troppo indietro, poi magari avremo l'ospite giusto per andare un po' più indietro, però il derby è stato già giocato dalla Teramo a Spicchi contro Roseto già nel primo, nel secondo e ora si giocherà anche in questo terzo campionato consecutivo di Serie B. L'unica vittoria, a dire il vero, dobbiamo dirlo, è avvenuta nella Supercoppa del primo anno, se non ricordo male, in cui abbiamo fatto come Teramo a Spicchi la Serie B, quindi 20-21 con coach Stirpe proprio al Palascapriano, ricordo quella vittoria. Poi va detto che Roseto ha avuto sempre la meglio, anche se però nell'ultimo derby di Supercoppa, quello invece era più recente, quello con la squadra di coach Gabrielli a settembre, ci sono stati almeno tre quarti in cui c'è stata partita, poi i valori in campo di una formazione che ambisce ovviamente al salto di categoria rispetto a un'altra che invece lotterà fino all'ultimo secondo dell'ultima partita, così l'ha dichiarato coach Gabrielli, per cercare di centrare questo obiettivo, quindi insomma poi i valori sono venuti fuori. Però presto, ecco, tornando un po' proprio a quella partita di settembre, Supercoppa, e quelle erano anche le prime impressioni un po' che dava questa squadra, poi ricordiamo c'è stato anche il Memorial Remo Noli, quella squadra era un po' in formazione. Tornando a pensare a quel Teramo a Spicchi di settembre rispetto a questo di gennaio, vedi se sei soddisfatto un po' della crescita di questa squadra? La squadra è cresciuta tantissimo, la squadra si è organizzata tantissimo, ha definito le proprie gerarchie, ha definito bene anche i propri ruoli e sono dei ragazzi comunque super, perché sono dei ragazzi che si danno sempre una mano, dei ragazzi che si sacrificano l'un per l'un l'altro, sono dei ragazzi che a me quest'anno veramente mi hanno preso, perché sono tutti giovani, ricordiamo l'età media è di 21 anni, questo mi sa che è il derby di Supercoppa, l'unico derby che abbiamo vinto, a Scapriano, perché poi ci siamo trasferiti 2021. Ricordo dove c'era il capitano Serroni, poi ci siamo trasferiti
a Palacquaviva, abbiamo fatto il campionato all'Acquaviva, il derby fu completamente diverso, il derby del girone di andata. All'andata si giocò in casa da noi e poi il ritorno lo facemmo da loro. No, forse fu il contrario, il primo anno parliamo. Il primo anno. Sì. Però furono entrambe belle partite, fra l'altro risolte, se non ricordo male, da giocate di Amoroso e Ruggero, che furono trascinatori di quella edizione della Pallacanestro Roseto. In particolar modo li ricordo proprio nella partita all'Acquaviva, che misero dei canestri, diciamo, che tagliagambe, tra virgolette, nel senso proprio nei momenti cruciali, poi furono loro a decidere il match. I campioni che ha Roseto, che ha tuttora, sono in grado di poter fare giocate che decidono le partite. È chiaro? Dimmi. Sì, no, scusa, ti interrompo, ma ti volevo portare invece su, sempre restando in clima, tra virgolette, in clima derby, sulle dichiarazioni che ha reso coach Gabrielli proprio a fine partita. Parliamo della vittoria contro Pozzuoli, la prima gara del 2023, quando io poi gli ho chiesto qualcosa riguardo il derby, e lui ha detto che la squadra dovrà giocare una partita folle. Volevo sapere da te se questa, diciamo così, definizione, questo modo di intendere il basket, insomma, un po', se ti è piaciuto come voglia da parte del coach di lanciare quel tipo di messaggio su come la squadra deve interpretare questa partita. Ma sicuramente il coach ha ragione, deve essere una partita folle. Quando si dice genio e sregolatezza, cioè dobbiamo andare lì. È chiaro che noi vincere una partita in trasferta a Roseto è un risultato incredibile, però le nostre partite sono anche altre, soltanto che il derby si vuole vincere, lo si vuole vincere, tutti lo vogliamo vincere. Però sappiamo anche i diversi valori in campo. Non me ne voglio i miei giocatori, ma anche la loro età, che è molto più bassa e inferiore dei rosetani, magari c'è quel pizzico di esperienza di meno. Però io sono convinto che noi faremo, come ha detto il coach, una partita folle. Una partita dove non ci arrenderemo mai, una partita dove proveremo in tutti i modi a dare del filo da torcere al Roseto, e una partita dove alla fine la vorremmo spuntare. L'idea è quella di portare a casa i due punti. È chiaro che i due punti li puoi portare a casa soltanto giocando una partita gagliarda, una partita folle, una partita dove magari provi anche a fare cose che in altre partite non tenti, cioè a mettere quel qualcosa in più. Come si dice, no, devi mettere il cuore oltre l'ostacolo. Adesso è il momento di farlo, adesso è il momento di interpretare le parole del coach, adesso è il momento di scendere in campo concentrati e poi... che vinca il migliore, e speriamo noi. Però io credo, Press, che questo, diciamo così, questa impostazione che il coach ha dato, che si sposa benissimo con quelle che sono poi le aspettative, ma anche il voler vedere la squadra giocare in un certo modo da parte della società, credo che debba anche un po' invogliare il pubblico teramano poi a stare vicino alla squadra e a dare anche un po', diciamo, di calore, aumentare ancora di più quell'affetto e quel sostegno che pian piano sta dando e continua a dare, perché comunque non si è mai sopita poi la passione e la voglia per la pallacanestro qui a Teramo, intendo anche nel periodo in cui dopo non ci fu più la Serie A, dal 2012 diciamo ad oggi. Sono state realtà che hanno continuato a mantenere questa passione qui a Teramo. Noi, diciamo, come Teramo a Spicchi lo continuiamo a fare anche proprio in questo periodo. Ci piacerebbe che ci fosse sempre più pubblico attorno. Ecco Paolo, hai toccato un argomento a me molto caro, perché sicuramente quello del pubblico è un argomento caro, anche un po' scottante, ti spiego. Io sono soddisfatto del pubblico che c'è, perché il pubblico che c'è è appassionato, ci segue e ci tifa ogni domenica. Però sinceramente qualche numero in più me l'aspettavo. Non per altro, ma perché noi come società facciamo degli sforzi incredibili. Quindi vogliamo portare la pallacanestro dentro le case delle persone, nella città di Teramo. Vogliamo che la città di Teramo, che la squadra della città di Teramo, più in alta in graduatoria, sia seguita un po' di più. Anche perché abbiamo assolutamente bisogno del pubblico, del tifo, abbiamo assolutamente bisogno che si parli di pallacanestro. Quindi vedere qualche numero in più al palazzetto non mi dispiacerebbe. So perfettamente che purtroppo i risultati, no?
più vanno bene, più vengono i risultati positivi e più il pubblico arriva. È chiaro, noi che quest'anno dobbiamo fare un campionato che dobbiamo interpretare cercando di riuscire a ottenere la salvezza, quindi magari non sempre arriva il risultato positivo. Però già nel vedere questi giocatori, già quello è un risultato positivo, perché vedere come interpretano le partite, vedere come giocano, poi il risultato, se si vince, si è felici. Ma comunque quando vedi, per me è uno spettacolo, quando vedi uno spettacolo di 10 ragazzi che lottano fino alla fine e fanno anche giocate pure belle da vedere, che sono in grado di giocare a pallacanestro, secondo me anche quello è uno spettacolo positivo che deve essere degno di nota e riportare un po' di gente al palazzetto. Però qualcuno magari, è chiaro, dopo la Serie A non c'è stato più un livello così alto, e quindi magari ancora il Teramano vorrebbe rivedere la Serie A, ma non è affatto una cosa facile, è una cosa molto complicata, però non si sa mai. È vero, non sa mai, diciamo, l'impegno da parte della Teramo Aspicchi per favorire un sempre maggior afflusso, e comunque non tanto l'afflusso magari di per sé alla partita, ma anche proprio il sostegno in senso più ampio. Quindi non parlo della partita domenica, ovvio che ci farebbe piacere vedere sempre più gente, ma anche il fatto di comunque far sentire e seguire anche ad esempio le partite del settore giovanile piuttosto che le partite delle ragazze, piuttosto che le partite della formazione amatoriale, quindi cercare in qualche modo anche di mostrare proprio passione per tutto quello che vuol dire basket e quello che vuol dire proprio quello che è i colori biancorossi della pallacanestro a Teramo. Allora fatemi, mi dicono dalla regia che c'è, purtroppo non abbiamo il collegamento atteso con Stefano Raiola, ce ne scusiamo per tutti quelli diciamo che si aspettavano di rivedere quello che è stato una bandiera del basket teramano. Ci sono impegni, ovviamente ricordiamolo, poi Stefano Raiola, attuale allenatore in A2 della Mocambo Chieti, quindi speravamo insomma di riuscire a inserirci e trovare un momento, ma purtroppo un sopraggiunto impegno ha impedito all'attuale allenatore della Mocambo Chieti di essere qui con noi. Comunque sappiamo che lui cercherà di seguire la partita in qualche modo anche finita, adesso non so se concomitante la gara di Chieti con domenica con il derby di Roseto, però ricordiamolo anche magari per qualcuno che si è avvicinato da poco al basket. Stefano Raiola comunque, così come non so, da Gianluca Lulli che sono stati proprio secondo me i due personaggi che più, essendo stati capitani in momenti diversi, ma anche hanno giocato anche insieme ovviamente nel periodo dei primi anni della Serie A, nell'anno in cui si è saliti dalla 2, ovviamente Mario Boni che è stato bandiera sia di Roseto che di Teramo, e poi potremmo fare una lista infinita di giocatori che hanno sempre dato assaporato il derby. È da protagonisti, poi da protagonisti perché magari Raiola lo associamo più ai derby degli anni 90, no? Di fine anni 90 di Serie B, dove lì veramente aveva quel modo di giocare e quello stare in campo che in qualche modo ti trascinava perché aveva proprio ti immedesimavi proprio, se dovevi trovare un giocatore nel quale immedesimarti era Stefano Raiola. Così come poi particolarmente nell'anno di B1, anche nell'anno in cui l'allora Teramo Basket salì quindi dalla B1 alla 2 e poi l'anno dopo dalla 2 alla Serie A, Gianluca Lulli è stato anche lui un altro elemento che proprio ha rappresentato proprio questo spirito biancorosso, diciamo così. Press, anzi, tu che allora eri comunque un grande tifoso di quella squadra e non ti perdevi una partita, che ricordi hai proprio di questi due personaggi adesso che ti ho citato? Poi magari se hai ricordi particolari anche con qualche altro giocatore dell'allora Teramo Basket, insomma, mettiamolo sul piatto perché questo penso sia il momento migliore. Un ricordo bello ce l'ho con Stefano Raiola, partita a Cantù, io facevo parte del gruppetto dei tifosi, andammo a vedere infrasettimanale, penso circa 15-20 anni fa, una cosa del... Vediamo un po' di immagini, queste di un derby, dovrebbe essere questo il 97. 97-98, probabilmente il Raiola con la maglia numero 4 derby giocato. E come potete vedere l'interesse delle due tifoserie era altissimo, un palazzetto strapieno,
E qui stiamo parlando di derby di B1, all'allora B1. E lì il capitano Stefano Raiola, il numero 4. È vero, fra l'altro appunto palazzetto pieno, ma anche un periodo diciamo in cui anche la pallacanestro in genere aveva un peso specifico come sport a livello nazionale maggiore, secondo me, rispetto anche un po' secondo i dati poi. Mi sa che vincemmo l'Europeo, se non sbaglio, il 99, qualcosa del 99, genere, sì. Col Carlton Myers, quindi erano quegli anni là che... Questo è il precedente, questo derby, diciamo. Questo è il 97, mi sa che... 96-97, però la, diciamo la bellezza di rivedere queste immagini dove appunto c'è sia la tifoseria rosetana, la tifoseria teramana che riempiono il palazzetto, poi è quello che... Daniele Lucantoni... ovviamente quello che un po' fa piacere a noi che l'abbiamo vissuto, ma dobbiamo anche guardare un po' avanti, no? Dobbiamo cercare di ricreare e quindi sperare che anche domenica, ce l'auguriamo che ci sia comunque tanta gente, perché deve essere comunque una bella festa proprio per lo sport, non solo a livello della provincia di Teramo, ma secondo me anche proprio a livello regionale. Beh, un derby di Serie B con migliaia di persone è sicuramente una promozione per la pallacanestro, quindi è chiaro, sicuramente a Roseto ci saranno, i tifosi rosetani riempiranno il palazzetto di Roseto, ma questo è fuori dubbio, visto la passione che hanno nella cittadina rosetana. Noi d'altro canto speriamo che i nostri tifosi vengano e niente, ecco qui, adesso vediamo. Questo qui, derby di Serie A, 2003-2004, insomma, con la squadra di Mario Boni, vedo Tyrone Grant, Doremus, sì. Bannerman, insomma, personaggi Kit Carter. Kit Carter. Kit Carter, Paolo, fu il primo americano... Logart, che anche Logart. Lui, Casey Wesson, sì. Se non sbaglio, andava lì, c'era forse Nolan. Chanel Scott, insomma, quello lì. Non è in campo, però c'era in quella squadra, sì. Quello Logart e Tyrone Grant. Sì, Tyrone è un bel rivedere, però ecco, dobbiamo fare sì una marcord però presto, perché è giusto farlo in questo periodo, ma mi piace anche comunque, ribadisco, guardare avanti e cercare, ecco, anche quel discorso che facevamo sul pubblico, non solo sarebbe bello rivederlo il grande pubblico a Teramo, perché ci ricordiamo com'era quel pubblico in queste partite che abbiamo visto, ma anche perché se tanto di bello si è fatto per lo sport, è anche ben augurante vedere una prospettiva, vedere una prosecuzione, vedere che è stato seminato qualcosa che dà comunque i suoi frutti, e in questo cerchiamo, insomma, il nostro piccolo ovviamente di portare avanti questo discorso. Proprio collegandomi a questo discorso, dico che quest'anno la cosa bella è che tantissimi genitori dei ragazzini che fanno la nostra scuola pallacanestro si sono comprati l'abbonamento e sono venuti al palazzetto. C'è chi è venuto per la prima volta, chi invece è stato un ritorno e chi invece è venuto proprio per la voglia di vedere la pallacanestro, ma anche perché portare il figlio a giocare a basket e poi far vedere cosa, diciamo, può diventare quando uno diventa grande, penso sia una cosa bellissima. E il nostro palazzetto quest'anno si è riempito di famiglie, si è riempito proprio di famiglie della scuola pallacanestro Taspe Young, e questo, Paolo, secondo me, mi allacciavo al tuo discorso, vuol dire guardare al futuro, diciamo, le nuove famiglie, i nuovi ragazzini, nuove leve che si avvicinano alla pallacanestro e che iniziano ad appassionarsi sempre di più a questo sport. È chiaro che il messaggio poi promozionale più importante lo devono fare i giocatori quando vanno a giocare la domenica alla partita, quindi magari deve essere un messaggio di puro agonismo, deve essere un messaggio di sacrificio che può portare a un risultato, di sacrificio che può portare a un bel canestro, una schiacciata, un bell'assist. Quello è il messaggio più importante. E penso che comunque i nostri ragazzi questo messaggio lo stanno dando, soprattutto per la loro giovane età. La voglio ricordare perché veramente è un piacere guardare questa squadra. Mi piace tutte le volte. Poi alcune volte siamo andati vicinissimi, no? A vincere qualche partita, siamo stati un po' sfortunati, altre volte non ce l'abbiamo fatta, altre volte invece l'abbiamo vinta bene. Quindi domenica speriamo, no? Di nuovo. Okay. Vediamo, sì. Dai. Vedremo questa partita. Prima parlavamo di un episodio a Cantù.
con Raiola, ecco, con Raiola ricordando diciamo, giustamente avevamo lasciato così in sospeso. Era un infrasettimanale, no? Quindi era una partita giocata di giovedì sera a Cantù, e proprio a Cantù non sta proprio dietro l'angolo. Allora partimmo con un paio di pulmini da 9 posti e andammo a vedere la partita a Cantù. Quella partita a Cantù, mi sa che, se non ricordo male, se vincevamo quella partita noi potevamo ancora dire la nostra eventualmente per entrare nei playoff. Però mi sembra che Brooks Hales non giocò per qualche motivo. Insomma, la partita alla fine la perdemmo. Logicamente i più scontenti eravamo noi tifosi, ma soprattutto Stefano Raiola, Gianluca Lulli, cioè le persone che più ci tenevano a questa squadra. Gli americani non me ne vogliono, ma loro alla fine hanno disputato la partita, hanno fatto il loro lavoro, rientravano nello spogliatoio così tranquillamente. E loro stavano con noi, diciamo, a piangere sulla partita persa, però un attimino, no, a dire mannaggia, potevamo impegnarci di più, cioè no, impegnarci di più, però certo. Si poteva fare, non ci siamo riusciti, insomma tutte quelle sensazioni di fine partita quando perdi, i giocatori che stavano condividendo con noi tifosi condividiamo con loro i giocatori. E fu bello Raiola a un certo punto che chiamò il play americano, che adesso mi sfugge il nome, e gli disse: togliti i pantaloncini e regalo i pantaloncini ai tifosi. Ne ho fatti specie, diedi i pantaloncini a me. Mi ricordo questa cosa, per dire: fai questo e basta. Sì, perché sì, sì, loro si sono fatti 500 km, 600 km quanti ne erano, e hanno sofferto e sudato con noi. Una ricompensa, qualcosa, giustamente. E per fu questo, bellissimo questa per alleviare cosa. Un po' il dolore di quella sconfitta, però. Vogliamo vedere invece cosa stanno combinando i nostri amici all'Endas, Giacche Cleto. Eccolo lì, abbiamo un altro ospite, un certo Pierluigi V. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Punteggio, fateci sapere come va. Allora, appena finito siamo ad intervallo +3, 30-27. Va bene. Come sta andando? Scusami, Cleto, ti ho rubato la parola. Non mi preoccupare. Bellissima partita, sofferta, ma siamo sopra. Ok. Pier, aggiungi qualcosa pure tu, dici un po' come sta andando. Niente, abbiamo sofferto un po' la loro fisicità all'inizio, dai, il primo quarto meno 10, meno 8, meno 10, meno 12, poi adesso abbiamo preso un po' le misure, dai, facciamo girare un po' di più la palla, facciamo qualche canestro in più, va meglio, dai. Va bene, sì, ci manca la tua presenza. Infatti mi devo muovere, perché mantenete forte, mantenete questo minimo vantaggio, poi arriverò io e cambia tutto, immagino. Tra l'altro poco fa dietro di voi vedevo la presenza di Pasquale D'Egidio, che sembrava di vedere che adesso è andato via, è uscito dal corridoio mentre voi parlavate, è andato a aspetto a mangiare. Sa cosa va incontro, quindi scappa. va bene, stanno giocando tutti? Oppure c'è qualche... Sì, tutti quanti. Sì. Beh, Cleto, controlla tu con il cronometro, vedi quando entrano, prendi i minuti, così mettiamo in equilibrio, no, nessuna protesta. No, fare lo scout. Addirittura. Bravo, Cleto. Devi diventare più multitasking. Ci lavoriamo su. Bravissimo. Poi. Va bene, ok, vi auguro buona serata. Sì, qui penso che non facciamo in tempo a fare un altro collegamento, quindi lasciamo un attimino così suspense sul risultato per il nostro pubblico, dico. Fiducia. Sì. Va bene, ci vediamo. Buona serata e forza Tasco sempre. Grazie, comunque, anche a voi. Ciao. Forza Tasco, ciao a dopo. Ciao. Vabbè, è la prima puntata di Ti aspettiamo del 2023, anche credo devo un attimino entrare un po' in clima. Ma questo e riprendere. È il bello della TASP, perché adesso noi dopo una giornata, no, e le partite dei giovanili, le partite, ci vediamo tutti quanti, parliamo, raccontiamo, scherziamo, brindiamo.
E vai. E vai, e pronti per una prossima, per una nuova settimana, una piena nuova di impegni settimana. La mattina e la sera, che ci fanno dormire più di tanto, più di tanto così, no, ma non ormai abbiamo bisogno. Non abbiamo a che bisogno. Serve poi dormire 8 ore a sera, perché? Non vedo il motivo, va bene. Ma a parte questa piccola così, digressione, come si direbbe, certo, in altri contesti, abbiamo ancora qualche minutino. Press, quindi la partita, diciamo, clou, tra virgolette, di chiusura di questo weekend, ovviamente il derby. Domani però, ricordiamo, l'abbiamo detto, alle ore 18 al Palasport dell'Acquaviva, vi invitiamo ad assistere alla gara delle TASP Ladies, quindi basket femminile di Serie C. TASP Ladies che affronteranno l'Olimpia Pesaro, che credo che sia una formazione diciamo di primissima fascia in questo, ah, in questo campionato, quindi vi invitiamo ovviamente a venire. Poi si riprenderà la settimana prossima. Chi vuol sapere, chi è curioso di sapere come andrà a finire la partita che si sta giocando adesso, quella di cui abbiamo parlato poco fa, all'Acquaviva, quindi campionato Endas, Terama Spicchi contro formazione di Ascoli, Storm Ubic Ascoli si chiama la squadra, e lo potrà sapere tramite i nostri canali social, perché appena finirà la puntata noi subito andiamo all'Acquaviva per vedere come andrà la gara, e poi vi aggiorneremo sia sul nostro canale Facebook che sul nostro canale Instagram. Poi ricordiamo, c'è sempre il sito teramaspicchi.it, YouTube, altro canale che aggiorniamo con video e interviste, insomma avete e avrete in futuro modo di seguire benissimo la nostra, diciamo, tutta la nostra attività. Anche perché ricordiamolo che aggiorniamo quasi in tempo reale, appena finisce ogni partita della scuola pallacanestro TASP Young o dei grandi, diciamo che l'aggiornamento è quasi in tempo reale, quasi, o comunque in giornata, diciamo, sono impossibilitato per certo, esempio per la 15 eccellenza che finisce, però insomma sarà già finita, adesso i genitori saranno riusciti a sapere il risultato della partita in qualche modo, ne lo scopriremo fra pochissimi secondi e poi condivideremo queste informazioni anche con voi. Una chiusura presto, abbiamo ancora un paio di minutini. No, diciamo che adesso stiamo attraversando il periodo invernale che è fatto di partite, però non ci dimentichiamo che stiamo organizzando il periodo estivo. Già, vero, stiamo, vero. Già stiamo pensando all'estate, quindi già stiamo pensando ai vari camp, ricordiamo il camp TASP Camp Acquaviva, e soprattutto quest'anno ritorna il TASP Camp Gran Sasso. Con una promozione che scade proprio a fine gennaio, che scade in questo periodo, che era proprio per come regalo di Natale, no? Per i ragazzini che vorranno partecipare, sì, a TASP Camp c'è uno sconto, diciamo, sulla quota di partecipazione a questa iniziativa, coordinata sempre al responsabile mini basket Marco D'Ascenzo. Potete mandare un'email a info@teramaspicchi.it oppure contattare la sede della Terama Spicchi, potete scriverci su direct, quindi su Instagram, oppure su Messenger, quindi su Facebook. Ecco qui c'è anche proprio sul sito, c'è questo banner dove potete avere tutte le informazioni del caso. Insomma, è una bella iniziativa questa, presa, è vero? È una bella iniziativa, sì. Portare i ragazzini a fare un camp sul Gran Sasso è una settimana bellissima, dove loro condivideranno divertimento, piacere di giocare a pallacanestro e anche il divertimento di stare insieme, che negli ultimi anni purtroppo il Covid ci ha impedito di fare questo, e infatti il camp non l'abbiamo fatto. Quest'anno per fortuna si riparte, e si riparte alla grande. Fra l'altro in un posto che offre anche tanti vivere spunti, la natura, diciamo, tanti spunti bellissimi per conoscere anche dei posti e dei luoghi che magari i ragazzini così piccoli, non tutti, certo, potrebbero conoscere. Poi abbiamo delle guide speciali, d'eccezione, non solo il nostro amico Piero Assenti, che è grafico e mente creativa di tutto quello che riguarda la Teramo a Spicchi, come abbigliamento, come loghi, come diciamo, manifesti, tutto quello che vedete, e assieme a me, insomma, creiamo un po' tutta questa mole di questa produzione, diciamo, di comunicazione. Ma abbiamo anche il press, che per l'occasione guida
anche diciamo, è capitato, speriamo che quest'anno di nuovo possa rifare la guida, rifare, diciamo così, sui monti, esplorare amici, qualche posto, farci conoscere delle, pure mi ricordo, delle piante, fauna, flora, sì, insomma abbiamo un esperto che poi lo hai fatto per anni per lavoro, quindi insomma lo fai con ancora più piacere, penso adesso, assolutamente sì, per passione. Allora, poi Paolo, ricordiamo che vai velocissimo, siamo per ripartire col Taspi Cine Club, è che vero, dobbiamo ricominciare, e anche l'album delle figurine, che a breve ritorneranno le figurine, c'è il calendario che è appena, uscito, calendario, quindi, che è appena, insomma, uscito, tanto materiale, ma ripeto, andate, vi consiglio proprio di tenere sott'occhio sito Facebook, Instagram, e vi daremo appunto tutte, nota di tutte le iniziative che facciamo, calendario che anche qui, dove Piero Assenti ha messo mano per ha messo produrlo, la firma proprio, ha messo la firma, è vero, e quindi insomma continuate a seguirci, continuate ad appassionarvi alla pallacanestro qui a Teramo, quindi anche all'attività della Teramo Spicchi, che ricordiamo è poliedrica, perché si svolge sia per ragazzi del mini basket, settore giovanile, TASP Ladies, quindi basket femminile, serie B, e pallacanestro anche amatoriale con il campionato Endas Abruzzo. Non dimenticate l'appuntamento di domenica alle 18 al Palamaggetti per il derby di Roseto, e vi saluto e lascio la chiusura di questa trasmissione proprio al press, che oggi lo incensiamo con questa carica. Ricordiamo che dai 4 ai 50 anni vi aspettiamo a braccia aperte, venite a giocare a pallacanestro, diventate taspini e vi divertirete, soprattutto venite anche a Roseto a fare un po' di tifo domenica per la Serie B. Ti aspettiamo, vi aspettiamo, e torniamo qui venerdì prossimo e racconteremo un po' come è andato poi il derby di cui abbiamo tanto parlato oggi.